Riprendiamo questa rubrica che cerca di capire dove sono andati a finire i giocatori giovani della Roma in primavera. E i talenti, diciamo, io ho una cernita di tanti calciatori qui che stanno in prestito, però ho scelto soltanto alcuni e tra questi sicuramente c'è Lorenzo Di Livio, di cui non ho trovato dei skills che riguardano principalmente lui, ma sempre gol o azioni in cui lui partecipa. Quindi a questo punto ve lo propongo qui, questo bel ragazzetto, in un'intervista. Andiamo a vedere chi è Lorenzo Di Livio. Allora, è un classe 97, quindi ha, se non faccio male i conti, 19 anni. È nato a Torino, purtroppo per lui, perché comunque il papà, che sappiamo insomma essere romano e credo anche romanista, e lo ha fatto nascere lì, giustamente perché in quegli anni giocava con la Juventus. La sua posizione che predilige è quella di trequartista, ma all'occorrenza può giocare anche sulle fasce. È alto 1,75 o è basso 1,75, dipende dai punti di vista. È in diritto di riscatto con controriscatto, sta giocando alla Ternana. E che possiamo dire di lui? Vediamo come si sta comportando alla Ternana, vediamo se riusciamo ad espandere qui il rendimento per la stagione 2016-2017. Allora, sta facendo moltissima, moltissima panchina. Vedo anche qui sei non convocazioni che potrebbero coincidere magari con un infortunio, adesso questo sinceramente non lo so. È stato impiegato principalmente come trequartista, ma anche come centrocampista centrale, perché comunque effettivamente c'ha bisogno di gioco, c'ha capacità di penetrazione, c'ha tutto sommato anche molta più fantasia rispetto al padre. Il padre era molto più diligente, andava sul fondo, faceva il cross, quello faceva, lo faceva benissimo, però insomma non è che gli potevi chiedere chissà che cosa. Lui c'ha anche comunque abbastanza estro. Le partite in cui ha giocato 90 minuti sono soltanto una, contro il Pisa, e poi in realtà diciamo non ha collezionato molto tantissimo minutaggio. Ha giocato 68 minuti con lo Spezia, 65 col Bari, e poi per il resto pochi pochi minuti, 20 minuti, 10 minuti, 7 minuti. Quindi diciamo in questo momento forse possiamo dire tranquillamente che non si sta affermando come è logico aspettarsi da un giocatore di talento come lui. Voi che cosa ne pensate di Lorenzo Di Livio? Scrivete sotto tranquillamente i vostri commenti se pensate che è un giocatore che da qui a, che ne so, 8 anni potrebbe rientrare tranquillamente in rosa, oppure se viene usato come merce di scambio per arrivare ad altri calciatori. Scrivetelo sotto nei commenti. Chi lo sta seguendo in maniera più particolare magari può dettagliarmi su quelle sei non convocazioni, magari potevo pure informarmi io, ma sinceramente sti cazzi non mannava, quindi se volete farlo voi sono ben felice, chi magari segue in maniera un po' più specifica il campionato cadetto. Scrivete sotto nei commenti, spolliciate, iscrivetevi al canale e sempre Forza Roma!